Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul mio canale. Oggi sono qui per fare l'unboxing e il relativo test sonoro del nuovissimo Altfeel di Sony. Questa è la confezione in cui arriva, in semplice cartone, direi abbastanza anonima, anche se andiamo a girarla da questa parte qua, l'immagine ci dà la sensazione di un prodotto premium, anche le scritte. Questa è la nuova gamma di altoparlanti di Sony. Allora, apriamo questa confezione. Sacchettino con l'altoparlante. E nella confezione abbiamo un cavo per la ricarica di tipo USB-A, USB-C. E qua sotto abbiamo diversi manuali. Vediamo se riesco a tirarli fuori. Eccoli qua. Vediamo il Sony, che è avvolto da un sacchettino in tessuto, ed eccolo qua, veramente bello, materiali premium. Volete vedere? Questa è la colorazione che ho scelto io, arancione. Bello, abbiamo il logo di Sony argentato, parte superiore comandi e la nuovissima funzione Alt. Dovrebbe avere anche il microfono per le chiamate. Infatti c'è il simbolo del telefono. Qua c'è una tracolla anche regolabile. Sì, è possibile regolarla. Qua un cappuccio di protezione perché è impermeabile a polvere e all'acqua, vediamo. C'è solo la porta USB-C, peccato. Si può posizionare verticalmente, bello, orizzontalmente. Sotto la scocca dovrebbe esserci un woofer più un tweeter, quindi configurazione differente rispetto ai modelli vecchi di Sony. Radiatori passivi sui lati e fatto in una plastica gommata dura sui lati dove ci sono i radiatori passivi, mentre qua è tutto ricoperto dal tessuto, la struttura penso sia fatta in plastica. Adesso facciamo un test sonoro, lo vado ad accendere. Partiamo con la modalità Alt disattivata. Volume 30%, lo All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright. Staying awake till the sunrise. We were in love, couldn't stop us. Like a good drug, yeah. Never run off. We'd hook up in my car, driving so far. Play your guitar, you'd show me your art. Let down our guards, think with our hearts. Stare at the stars, we would never apart. Drinking too young, way too much fun. Out in the sun, or in when he's gone. Took you to prom, dance to our song. Dance all night long till the lights come on. Gli acuti non sembrano risentirne, eh? Il suono rimane limpido, pulito, probabilmente anche grazie al Twitter. Bella impressione questo Sony Alt. It's too late now, I remember everything. And how careless we could be. And how careless we could be. Questa è l'applicazione di Sony. Vediamo. Suona. Possiamo andare ad attivarlo anche qua. Roll power sound. Off. Quello di sentire sento molti più acuti qua, però il basso è profondo, eh? Anche se non è pieno pulsante come nella.
dai talent. Late nights, long fights, it felt right, we were alive, we would go out. Proviamo un'altra traccia. Impressione mia iniziale molto positiva, la qualità di questo diffusore sembra veramente elevata, soprattutto negli acuti rispetto a vecchi diffusori di Sony che ho avuto, sembra molto migliorata Sony, probabilmente grazie anche all'ausilio del Twitter. Per le dimensioni il basso è veramente impressionante, un basso profondo e completo ma che non va a coprire il resto delle frequenze. Gli acuti sono ben presenti ma non infastidiscono, non sono per niente taglienti. Questa è la mia prima impressione, spero che questo video vi sia stato utile. Io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!